Dall'ANA alla Croce Rossa, passando per il TDM, per la neonata associazione dei volontari, scopa e paletta alla mano, il sorriso stampato sui denti, tanti giochi per i bambini, sempre la battuta pronta, quella voglia di prodigarsi per il bene della comunità, di sporcarsi anche le mani per una città più vivibile e migliore. Ha sopportato a lungo una grave malattia che lo ha aggredito e non gli ha dato scampo, ma fino all'ultimo è stato attivo in tutti i suoi impegni. Si è spento ieri sera Giuseppe Pergola, 60 anni, originario di Potenza, ma da anni residente in città. Sociologo e imprenditore valente, Pergola è stato amministratore di diverse società, mostrando ovunque la sua spiccata professionalità, come dimostra la nostra rubrica Vivere la Vita, le numerose iniziative raccolte di opinioni che lo hanno coinvolto nel corso degli anni. Che posso dire? Io non sono di Sulmona, quindi non conosco la realtà regressa. Ho sentito parlare di Sulmona e io mi sono avvicinato a Sulmona per tutt'altra attività. Sicuramente, come tutte le città, piccole città di provincia e quant'altro, non essendoci degli impegni, si vede sempre l'allontanamento di ragazzi e una popolazione che invecchia. Quindi sicuramente lo sforzo, e mi auguro che i prossimi amministratori facciano qualcosa in più per la città, per far sì che i giovani possano restare e le persone anziane possano vivere in maniera serena la loro esistenza. Uomo retto, generoso, genuino, cordiale con tutti, in questi anni si è distinto anche come volontario, guadagnando la stima della popolazione, centinaia i messaggi sui social. Beh, più che lavoro è trascorrere una piacevolissima giornata in compagnia di amici, cercando di fare qualcosa per la comunità. Lo stato d'animo è quello soprattutto di serenità, al di là della stanchezza fisica, come può ben immaginare. Però il fatto di aver contribuito a fare qualcosina per la società civile si gratifica notevolmente. Nonostante stesse già da tempo lottando con la malattia, Pergola è stato uno dei più attivi protagonisti del gruppo di volontari che per mesi si sono prodigati per la cura delle aree verdi della città lasciate in stato di degrado, di abbandono. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile. La notizia che si è diffusa ha suscitato sgomento e commozione.